Sì, le ultime notizie, diciamo, continuano, diciamo, un po' a rendere il quadro più inquietante. Adesso è venuta fuori, diciamo, anche la conferma di quello che si era in qualche modo notato nei video che sono circolati da parte di alcuni testimoni, che questo aggressore aveva indosso un giubbotto, diciamo, sospetto. Tanto è vero che alcuni testimoni hanno notato come gli agenti, dopo averlo colpito, infatti anche le immagini sono un po' confuse, anche voi le avete commentate prima, si sono allontanati, prima si sono avvicinati, lo hanno colpito, poi sono allontanati, evidentemente c'era il timore che potesse avere un Un giubbotto giubbotto esplosivo. La esplosivo, circostanza sì. per la verità non è confermata da Scotland Yard che ci fosse veramente un giubbotto esplosivo, non è confermato ufficialmente da nessuno, va detto. Però, insomma, ecco, l'allarme è certamente piuttosto Si è serio, capito ecco, qualcosa stanno. di più a proposito di quel tir, di quel camion che vediamo messo di traverso sul ponte? E peraltro, diciamo, è rimasto lì, noi l'abbiamo visto per la prima volta lì intorno alle 3:30 quando sono cominciate ad uscire le immagini, ed è sempre nella medesima posizione. Non è chiarissimo, è possibile anche che sia, come dire, È stato lasciato lì perché poi è scattata l'emergenza, diciamo. Esattamente, che l'autista sia scappato quando hanno evacuato il ponte, perché a un certo punto hanno bloccato il traffico e chi ci si è trovato in mezzo se l'è data a gambe, per dirla Sì, in no, linguaggio beh, abbiamo visto le d'altronde. immagini impressionanti, Alessandro, quelle riprese dall'alto, delle persone che ad un certo punto scappavano, anche perché stiamo parlando, e tu certo ce lo puoi confermare, di una zona, cioè di una parte di Londra che è il cuore della città, no? Assolutamente, una zona molto frequentata, come vi dicevo prima, quindi una zona frequentata dai turisti, ma anche Ma è anche dai una zona di visitatori, ci lavora negozi un perché sacco di oggi non è un gente. venerdì qualunque, quindi anche lì c'era il tema del Black Friday. Beh, sì, assolutamente, Londra è una città che è molto coinvolta, diciamo, questa è una vecchia, diciamo, è una cosa che nasce negli Stati Uniti, ma No, no, tra i no, paesi europei certo, uno no, dei mi primi. chiedevo se quello è un punto nevralgico anche per gli acquisti, Ah. cioè se ci sono tanti Ah, beh, negozi. sì, come tante In altre questo zone di senso Londra, dico, magari quindi solo per gli particolarmente acquisti, la zona più affollati in una centrale giornata come Oxford questa. Circus, però sì, certo ci sono negozi, ci sono comunque ristoranti, ci sono pub, ci sono locali pubblici, ci sono grandi edifici, voglio dire è stato evacuato per esempio il palazzo che è di fronte allo Shard, che è il grande più alto grattacielo di Londra, quello progettato da Renzo Piano, di fronte allo Shard c'è un altro palazzo di acciaio e vetro nel quale ha sede per esempio il gruppo editoriale, la filiale britannica del gruppo editoriale di Rupert Murdoch, quindi Come uno dei grandi gruppi editoriali del mondo. no? Quindi è una zona estremamente affollata, estremamente Un frequentata, punto quindi veramente come dire, sensibile.